della definizione dell'identità del PD, come poi cercherò di dire, sperando di non essere troppo lungo in questa premessa, in fondo c'erano due visioni che si sono confrontate. L'idea che il PD dovesse essere la convergenza finale dopo una lunga storia di compromessi, dialogo, ma anche di un profondo antagonismo tra due grandi tradizioni politiche che avevano segnato la storia della Prima Repubblica, oppure una visione alternativa che doveva essere in un certo senso il superamento di tutte e due quelle tradizioni che hanno dato molto alla storia politica della Prima Repubblica, ma anche contrassegnato i suoi fallimenti. Lo dico in maniera un po' provocatoria, però penso che alla fine questo sia stato uno degli elementi di diversità nel modo di concepire il PD, che ha messo a confronto diverse idee, diverse visioni del PD sin dall'inizio, e che in una certa misura abbiamo continuato a portarci dietro. Forse siamo quasi arrivati al punto di aver superato questa iniziale diversità di punti di vista, per ragioni che stanno accadendo in questi giorni, per cose che stanno accadendo in questi giorni su cui tornerò. Le cose che stanno accadendo in questi giorni, naturalmente non ieri, l'altro ieri, ma insomma negli ultimi mesi, sono, dico anche questo in maniera provocatoria e brutale, la segreteria Renzi e l'adesione al Partito Socialista Europeo nel modo in cui abbiamo deciso di aderire. Posto questo come tema in maniera anche un po' brutale, ma perché sento poco e questa non è una lezione accademica, cioè il tema è: il PD è nato all'inizio sulla base di due buone ragioni, tutte e due molto consistenti, solide, ma certamente diverse, anzi per certi tratti opposte. Alcuni avevano l'idea che dovesse essere la definitiva consacrazione dell'importanza che avevano avuto due grandi tradizioni storico-politiche che si erano svolte all'interno dell'ADC e del Partito Comunista nella loro convergenza, quasi una specie di solidarietà nazionale rifatta meglio qualche decina d'anni dopo, e altri che invece pensavano che il PD dovesse essere proprio una cosa nuova, anzi per certi aspetti il superamento definitivo di quelle due concezioni della politica. Allora, io sono della seconda parrocchia, e quindi ho in mente una storia sulla formazione del PD che giustifica questa seconda visione, ma sono sicuro che tra i presenti ce ne sono di quelli che pensano invece che la storia vada raccontata in un modo diverso, per dare sostegno all'idea che il PD sia l'incontro tra Moro e Berlinguer, per dare un'idea della, anche in termini iconografici di che cosa, molti cosa che di molti di noi hanno in mente. Ci sono molti circoli del PD in cui ci sono Moro e Berlinguer, è ovvio che io non ho proprio niente contro quelle due figure, che considero due personalità fondamentali della storia politica italiana, le più rispettabili e quelle più ammirabili della storia politica italiana, ma qui stiamo parlando della natura del PD, non dell'affetto maggiore o minore che portiamo nei confronti di quelle storie. Allora, perché io penso che, ripeto, faccio provocatoriamente perché questo ci consente di discutere, altrimenti ci gireremo intorno a dei convenevoli. La storia politica della Prima Repubblica è una storia per certi aspetti di grande successo, perché ha portato un paese che era economicamente distrutto, che in grande parte aveva persone con una cultura politica sostanzialmente diffidente, distante, se non ostile nei confronti delle procedure della democrazia, per la storia da cui venivamo, quella breve e quella meno breve, una società attraversata da profondissime fratture dal momento della costruzione dello Stato nazionale in poi, non solo nel sud, ma soprattutto Chiesa Cattolica e componenti della società che invece avevano sostenuto la creazione dello Stato laico,
e per di più con la presenza del più grande partito comunista dell'Occidente, cioè un partito che ha contribuito con la sua caratterizzazione a dare un tratto molto specifico alla prima repubblica, cioè di un sistema politico nel quale ci sono fortissime contrapposizioni ideologiche ma nessuna alternanza. Questo è il primo tratto: un sistema politico con fortissime contrapposizioni ideologiche che non è in grado di produrre alternanza, nel quale c'è una sinistra che non ha mai governato e non ha mai potuto governare, certo non in Emilia Romagna, ma a livello nazionale non ha mai governato, non ha mai potuto governare. E qui c'è una differenza di valutazione tra quelli che hanno aderito alla prima tesi, la confluenza, la definitiva consacrazione dell'importanza delle due tradizioni, e quell'altra che dice no, noi dovevamo proprio fare una cosa diversa per svoltare, non dico cambiare verso, sembra che se no entri già nelle polemiche degli ultimi mesi. E la differenza è che la sinistra non ha mai governato la prima repubblica perché gli altri erano cattivi, o perché c'era un errore, un problema di fondo radicale in quella concezione della sinistra, nella espressione della sinistra, della visione della sinistra espressa dal PC, quelli che vedono la storia della seconda repubblica, della prima repubblica come me, anche prima di fare PD, propendono, pur riconoscendo i grandi meriti del PC, per questa seconda interpretazione. E su questo in effetti noi dal punto di vista culturale non ci siamo mai messi d'accordo, abbiamo sempre sorvolato su questo, che non è un dettaglio, cioè il PC non è mai andato al governo perché gli altri erano cattivi, oppure perché era l'unico partito della sinistra dell'Occidente che non ha mai fatto i voti con l'adesione ai valori delle democrazie liberali dell'Occidente, che non ha mai fatto la sua Bad Godesberg. Il Partito Socialista Democratico tedesco nel 59 ha fatto un congresso nel quale ha rinunciato al marxismo, è diventato pienamente socialdemocratico. I socialisti francesi nel 71 hanno fatto il congresso di Épinay nel quale hanno incluso i repubblicani, cioè diciamo una componente più di destra diremmo noi, tra cui Mitterrand, che li ha portati non a caso a successo come primo presidente socialista. Gli spagnoli nell'82 con González hanno fatto il congresso della svolta, anche in quel caso c'è stato un cambiamento di prospettiva ideologica molto radicale e quelli erano già partiti socialisti, non comunisti. In Italia questo non c'è mai stato. Quindi uno dei tratti della prima repubblica che il PD ha dovuto superare è l'esistenza di una sinistra che non è mai stata al governo, e rimane l'interrogativo che divide le interpretazioni: non c'è mai andato perché erano tutti cattivi, oppure perché quella era culturalmente una strada sbagliata. La seconda è che in Italia, siccome il sistema è stato estremamente frammentato in molti partiti, noi abbiamo avuto tradizioni riformiste in tanti partiti diversi, quindi da un lato una sinistra che non ha mai governato e dall'altra riformisti distribuiti in tanti partiti. Non tutti a sinistra, tutti nell'unico partito chiaramente di centrosinistra, ma distribuiti, perché proprio per via dell'impossibilità dell'alternanza, diciamo così, la sinistra che negli altri paesi di Europa era concentrata da un lato dello schieramento politico, in Italia è stata distribuita in tanti partitini o correnti, quindi nella sinistra democristiana, quelli di cultura più socialista o liberale del PC, tra i repubblicani, tra gli ambientalisti. È proprio un tratto tipico della politica italiana dovuto alle istituzioni della prima repubblica: assenza di alternanza, estrema frammentazione dei partiti, correnti anche nella DC molto diverse l'una dall'altra. E in più la prima repubblica è stata un sistema politico con estrema instabilità oltre all'assenza di alternanza. Noi abbiamo dovuto riconsiderare, riconcepire la sinistra e il centro-sinistra, perché le malformazioni della prima repubblica hanno portato alla crisi dell'inizio degli anni 90. Prima al lungo periodo di non governo dell'economia nella fase di diventa partito, poi alla crisi finanziaria all'inizio degli anni 90 per Gentopoli e quello che
probabilmente sapete, quindi a un momento nel quale abbiamo dovuto cambiare logica, anche grazie al cambiamento del sistema elettorale che banalmente ci ha costretti a considerare la necessità di fare alleanze. Nel 94 qualcuno si era forse illuso che si poteva anche cambiare poco, cioè vincere giocando sull'assenza di competitori al centrodestra, però l'entrata in scena di Berlusconi, che ci piace o no, ci ha ricordato che in Italia c'è comunque una componente di elettorato consistente che è orientata sul centrodestra e che se vuoi vincere dall'altra parte un sistema maggioritario ti devi mettere insieme. Quindi siamo stati costretti dalle circostanze a ragionare sulla costruzione del PD e penso che sia stato un fatto molto positivo, perché siamo stati costretti non solo a creare qualcosa che potesse banalmente vincere, ma anche a ripensare l'idea del centro-sinistra dal punto di vista della sua concezione dello Stato, della politica. Abbiamo dovuto superare quindi la mentalità proporzionalistica che molte delle elite politiche dei vari partiti del centro-sinistra avevano in testa. Abbiamo dovuto cominciare a pensare ad un partito più largo, plurale, di centrosinistra, mettendo insieme tutte le culture riformiste che prima erano spacchettate, e abbiamo dovuto anche pensare ad un diverso modello di partito, che credo, naturalmente anche perché sono affezionato all'oggetto, ma che credo sia in fondo il perno di tutta l'innovazione del PD tra il 2007 e il 2008, e forse la cosa più innovativa, però figlia di questo diverso contesto nel quale abbiamo dovuto fare i conti con la storia della sinistra, della Prima Repubblica, di istituzioni che andavano cambiate e quindi anche del modo di concepire il partito. Però siccome forse lui adesso mi fa un'altra domanda, così spezza la discussione, ritorno sul punto. Però tanto penso che molte delle cose che hai detto apriranno anche una fase di discussione successiva, però proprio in questo percorso si inserisce il modo in cui si concepisce il Partito Democratico. Per esempio, tanto un consiglio di lettura, so quanti di voi avranno già letto lo statuto, il codice etico, il manifesto dei valori, però se qualcuno non l'ha fatto vi consiglio di farlo, perché al di là della conoscenza in sé per sé c'è anche un valore identitario che queste norme hanno. Per esempio, quello che noi facciamo oggi in realtà lo potremmo definire l'applicazione dell'articolo 4. Il Partito Democratico promuove la partecipazione politica dei giovani. Mi fa sempre piacere vedere questa sala piena, perché è un'attività promozionale che il partito deve fare, è scritta nello suo statuto, perché ha un valore identitario. Partirei dal primo articolo dello statuto, che di per sé è una novità non senza qualche contraddizione. L'abbiamo visto anche in queste primarie, ma anche in altre, cioè il concetto che il Partito Democratico sia un partito federale costituito da elettori ed iscritti. Quindi una comunità nuova, una comunità che si compone sia di iscritti, che fa parte più della tradizione del partito di massa novecentesco, penso al PC, ma penso anche alla Margherita in realtà, e una comunità di elettori, cioè una comunità più aperta, più ampia. E allora, come si fa a costruire il Partito Democratico come un partito federale, quindi radicato nei territori, laddove, se noi guardiamo la composizione anche degli iscritti e tesserati, siamo in realtà una lega di centro, cioè c'è poco PD fuori da alcune regioni tradizionali, penso all'Emilia Romagna, penso alla Toscana, ma in alcune realtà il Partito Democratico è nato senti. Penso a una regione per tutte, la Calabria, che per esempio ha avuto 3 commissariamenti negli ultimi anni. E d'altra parte, se una comunità è fondata da iscritti ed elettori, qualcuno pone il problema di qual è il valore di essere iscritti al Partito Democratico, cos'è che differenzia l'iscritto rispetto all'elettore, come questa norma può essere, diciamo, la costruzione di un modello di partito. Ok, arrivo anche a questo, però
Questo è un argomento di cui si parla nel PD praticamente tutte le settimane. Allora, siccome invece questa è una scuola fondativa, mi consento di ritornare un attimo qualche passo indietro e tornare all'argomento principale su cui ho pensato di concentrare la discussione. Anche da questo punto di vista il PD non poteva nascere senza essere una cosa molto diversa sia dall'uno che dall'altro, diciamo, partito da cui proveniva la gran parte del ceto politico che l'ha costituito, perché il PC e la DC avevano problemi diversi, opposti, ma tutte e due parte del cattivo funzionamento della Prima Repubblica. Erano due partiti, al contrario di quello che si dice, cioè le due culture che sono, insomma, molto diversi dal punto di vista del loro modello organizzativo. Il PC era nato come un partito leninista e tutto sommato aveva mantenuto quest'idea della struttura della struttura ordinata e gerarchica, con una forte concentrazione di capacità di decisione negli organismi nazionali, la segreteria, il comitato centrale o nei vari modi in cui si è chiamato, e poi strutture territoriali che avevano una certa loro autonomia, ma mica tanto, soprattutto fino agli anni 70, mentre invece la DC era un partito di iscritti, nel senso che controllava abbastanza attentamente il suo perimetro, per una ragione semplicissima, che era nato come un partito che si doveva in un certo senso difendere dalla società che aveva intorno e la doveva aveva l'obiettivo di trasformarla. La DC invece era un partito totalmente frantumato in correnti, molto poroso dal punto di vista dei suoi confini, fatto più di tessere che di tesserati, ma tutte e due le cose non corrispondevano all'esigenza della partecipazione democratica in una società che non ha bisogno di partiti rivoluzionari, che anzi ha bisogno di partiti che cercano di includere il più possibile persone che siano disponibili a partecipare. Ma l'uno e l'altro modello non funzionavano, cioè il partito di correnti è il partito del centralismo democratico, lo dico così brutalmente. E il terzo fattore è che tutti i partiti in Europa dagli anni 60 in poi hanno continuato a perdere iscritti, membership, mentre invece è cresciuta una quota consistente di persone che conoscono la politica, la seguono, si appassionano, sono disponibili a dire la loro, sono disponibili in qualche modo ad essere coinvolti, ma hanno una certa crescente reticenza ad appartenere, a sentirsi identificati con un'organizzazione. Okay? Il PD è nato con l'idea di non essere la continuazione, per come l'ho visto io, né dell'una né dell'altra cosa, ma una cosa nuova. E questo è il principale tratto innovativo, laddove uno legga e si convinca che abbia senso il primo articolo dello statuto, che dice che è un partito costituito da elettori ed iscritti, non un partito nel quale gli elettori, nel senso che a questo termine si dà nello statuto, sono degli ospiti più o meno graditi che ogni tanto passano e partecipano più o meno giustamente alle primarie, ma sono parte costitutiva del partito per due ragioni, una di fondo, e cioè che questo partito, rispetto alla DC e al PC, è un partito che ha come suoi unici interlocutori gli elettori italiani. Cioè il PC e la DC avevano due danni causa, è una cosa che viene raccontata in maniera diversa nella letteratura scientifica, però io ve la racconto così, ma vi assicuro che non è una cosa pensata qui. Cioè la DC e il PC erano due partiti nati con la testa da un'altra parte. La DC era espressione di gruppi che, diciamo, erano strettamente legati, almeno nella fase eretica, alla gerarchia ecclesiastica, e il PC aveva una parte della sua testa, quando è nato, addirittura in un altro paese.
Il Partito Democratico è un partito che ha come suoi unici interlocutori diretti gli elettori, i cittadini italiani, e vuole rappresentare la società italiana, non pretende di trasformarla. No? Quindi è un partito che deve essere aperto, se questa cosa qua, se non è la continuazione di qualcos'altro. Sa che molte persone sono disponibili a partecipare, ma sono reticenti ad essere appartenenti, e ha inventato un'altra forma di adesione, nel senso che secondo la logica dello statuto sono aderenti al PD e sono anzi parte costitutiva, sono aderenti da certi aspetti a pieno titolo del partito, tanto gli iscritti tanto gli elettori, cioè persone che aderiscono mentre partecipano. Ci sono alcuni che aderiscono e con l'aspettativa di partecipare stabilmente, ci sono altri che aderiscono nel momento in cui partecipano. Questa è una innovazione, diciamo così, che oggi in diversi paesi europei viene evitata. In Francia, come sapete, già da qualche tempo cominciano a fare le primarie, all'inizio l'hanno detto all'italiana, cioè consentendo a chiunque si presenti il giorno in cui si svolgono di dire: io sono vicino al Partito Socialista e vengo qui a scegliere il candidato alla presidenza della Repubblica. Poi in Gran Bretagna il nuovo segretario del Labour sta cominciando a considerare una serie di innovazioni che vanno nella stessa direzione, e siccome non sa che i francesi hanno fatto come noi, dice: ci rifacciamo al modello francese. Ma è una cosa che si sta diffondendo, quella di considerare aderenti a grandi associazioni politiche quelli che aderiscono mentre partecipano, che io credo sia connaturata alla tendenza di lungo periodo che vi ho detto, e che se volete potrei documentare anche con riferimenti alla letteratura scientifica, ma non vi voglio annoiare. Cioè, in Europa dagli anni 60-70 in poi c'è questa tendenza di lungo periodo fortissima, c'è più gente che per effetto di quello che gli studiosi di scienza politica chiamano mobilitazione cognitiva, in un'accezione molto diversa da quella che mi dà Barca, ci sono tante persone che sanno di politica, conoscono, si informano, guardano la TV, leggono i giornali, hanno delle opinioni, hanno voglia di esprimerle, eccetera. Però proprio perché sono più indipendenti, hanno meno bisogno di rassicurazione, di sentirsi parte di una comunità che li protegge, e hanno anche una maggiore propensione all'indipendenza individuale, non sono disponibili, non hanno voglia di sentirsi parte così formalizzata, e noi a quelle persone dobbiamo parlare. Uno dei problemi del PD di oggi credo sia non tanto quello di definire dei confini più stretti rispetto a quelli che abbiamo pensato quando il PD è stato creato, ma di trovare il modo per coinvolgerli, per connetterli in maniera più continuativa a quelli che hanno deciso, grazie a quella scelta, di aderire al PD partecipando, facendo del PD uno dei partiti che ha il numero di aderenti più grande tra i partiti, non solo di qualsiasi genere, ma sicuramente i partiti di centro-sinistra d'Europa. A proposito di strumenti innovativi, ce ne sono altri due che mi vengono in mente, che sono stati codificati nello statuto ma anche nella pratica della vita del partito. Uno sono le primarie come strumenti di selezione della classe dirigente, ma anche qui con un risvolto per cui non è intanto lo strumento ma l'uso che se ne fa, o meglio l'abuso che se ne fa, che può portare ad un problema, cioè il fatto di dire che le primarie sono un fattore identitario del Partito Democratico, salvo che il PD si limiti ad essere il partito delle primarie, cioè c'è un lato positivo e c'è un lato che rischia di essere negativo, quello dell'abuso delle primarie nella selezione della classe dirigente, per cui poi dobbiamo fare le primarie per qualsiasi cosa. Questo è uno strumento. Il secondo strumento innovativo è la coincidenza tra il segretario nazionale e la carica di premier, perché lo statuto dice che il segretario nazionale rappresenta il partito e è proposto dal partito come candidato all'incarico di presenza dei consigli dei ministri, che questo già di per sé è un elemento di
novità, di innovazione, che riusciva anche a risolvere quel problema di frammentazione di cui dicevi prima, ma pone nella situazione, penso anche alla situazione attuale, di difficoltà, diciamo, da un lato di gestire la funzione di presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'altro quella di continuare a svolgere le funzioni di segretario nazionale del Partito Democratico. Allora, queste due innovazioni come le avete pensate? Qual è lo scopo? Come si riescono a depotenziare gli effetti rischiosi, diciamo, che ci sono in queste due scelte? Allora, secondo me anche in questo caso, per capire qual è la novità del PD nella politica italiana, conviene confrontare la concezione come modello organizzativo del PD con i partiti che venivano prima. Allora, nei partiti che c'erano prima, sia nel PC che nella DC, non c'è mai stata la coincidenza tra la leadership del partito e la carica di primo ministro. Una cosa che però è abbastanza normale in tutti i grandi partiti europei. A nessuno verrebbe in mente che ci sia un leader diverso della CDU rispetto alla Merkel, cioè qualcuno che dice adesso vi racconto qual è la linea della Democrazia Cristiana in Germania e ve la racconto in un modo diverso da come ve la racconta Angela Merkel. E non c'è nessuno che nella Spagna degli anni Ottanta potesse dire adesso vi dico qual è la linea politica del Partito Socialista in Spagna diversa da quella che vi racconta González. O fate voi l'esempio che volete, ma in Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania le cose stanno così. E per non parlare degli Stati Uniti, dove sfido chiunque a dirmi chi sia il presidente del Democratic National Committee, cioè dell'organizzazione del Partito Democratico. Ora qualcuno potrebbe dire perché i democratici americani non sono un partito, non sono organizzati, cosa vera fino a un certo punto, perché se andate a vedere quanta gente mobilitano, quanti soldi di fundraising raccolgono attraverso i privati eccetera, quanti contatti internet riescono a generare, forse vi ricredete. Ma al di là di questo, il punto è che nelle democrazie maggioritarie, in cui un partito grande si presenta agli elettori per raccontare che cosa vuole fare se governa, è altamente improbabile e irragionevole che si presenti con due voci diverse. Cioè che c'è uno che dice la posizione del PD è per abolire l'IMU e quell'altro che dice no, però se io vado al governo faccio una cosa diversa. Oppure un grande partito democratico che si candida a governare e poi durante la legislatura ha un presidente del consiglio e un segretario che gli fa il controcanto. È irragionevole e infatti non esiste in nessuno dei partiti, dei paesi, dei grandi paesi simili all'Italia con una democrazia maggioritaria. Allora, no, questo non esisteva in Italia nel caso del PC, per l'ovvia ragione che il PC non è mai andato al governo. Però per esempio uno può fare un esercizio mentale e pensare se per caso, qualora la coalizione di sinistra avesse vinto nel 48, se Togliatti avrebbe potuto pensare di mandare a Palazzo Chigi qualcun altro, o che gli elettori comunisti potessero anche solo lontanamente pensare che vinte le elezioni al governo ci andasse qualcun altro. Ma questo, capisco, è solo un'ipotesi teorica. Il PC non ha mai avuto il problema perché non è stato al governo. La DC non ha mai mandato al governo come primo ministro il suo segretario per la semplice ragione che era un partito estremamente diviso in correnti e nessun capo corrente era disposto a concedere ad una sola persona il ruolo così rilevante di la somma della carica di presidente del consiglio e segretario del partito, tanto che i due che ci hanno provato per una volta sono stati immediatamente ammazzati sia come presidente del consiglio che come segretario, cioè Fanfani e De Mita. Ma per dire, anche persone molto pacate, sicuramente non con una visione ipermaggioritaria, sicuramente non con una visione
orientata alla concentrazione dei poteri a prescindere, come Leopoldo Elia o Andreatta, hanno sempre riconosciuto che si trattasse di un'anomalia, cioè che in Italia non ci fossero partiti abbastanza grandi e solidi da potersi presentare agli elettori con una voce univoca nel momento delle elezioni e qualora avessero vinto durante la legislatura. Quindi questo è stato per alcuni, quelli che pensavano che il PD dovesse essere una cosa nuova, cioè essere coerente con un'altra logica del sistema politico, che il ruolo di leader del partito e di capo dell'esecutivo dovessero coincidere come gli altri partiti, e quelli che tra di noi pensavano che il PD dovesse essere la continuazione del compromesso tra il centro e la sinistra in un sistema non totalmente maggioritario, forse hanno continuato a concepire l'idea che ci fosse. Alcuni di noi, credo invece, forse non si sono mai posti seriamente il problema, cioè hanno continuato ad avere in mente lo schema della Prima Repubblica, in cui il segretario è meglio che faccia qualcos'altro perché c'è comunque l'organizzazione da controllare, senza porsi questo semplice e banale problema, cioè noi possiamo presentarci con un leader alle elezioni e poi avere due figure diverse che parlano ai cittadini per spiegare che cosa stiamo facendo quando siamo al governo, oppure due figure che dicono cose diverse? Io sono abbastanza convinto che abbiamo fatto la scelta giusta e che questa sia la strada lungo la quale dovremo consolidarci. Poi magari c'è il problema di chi gestisce il partito quando il leader è a Palazzo Chigi. Personalmente, quando avevo esposto per la prima volta alcune idee sul modello organizzativo del PD ad un seminario organizzato da Prodi e dai segretari dei due partiti che si fece a Orvieto, avevo per esempio proposto che l'elezione diretta da parte di tutti gli elettori, secondo la logica delle primarie, dovesse riguardare il presidente del partito. Per esempio nella CDU è così, cioè la cancelliera Merkel è presidente della CDU, poi c'è anche un'altra figura, diciamo, organizzativa, però è chiaro che esiste quest'altra figura perché tutti sanno che il vero leader è la Merkel, poi quell'altro gestisce la macchina ed è un fiduciario della Merkel, non può essere uno che dice cose diverse sulle questioni, sulla linea politica. Però siccome la storia conta anche nelle parole, l'idea di eleggere il presidente non funzionava perché nella testa di molti dirigenti di allora, credo, anche di molti militanti, il leader del partito si chiama segretario. Poi forse c'è anche qualche altra questione più ma idiosincratica, nel senso che c'era l'idea che ci fosse un segretario, un presidente, padre nobile, per cui la divisione del lavoro doveva di essere di questo tipo, ma è chiaro che avendo il segretario leader politico, il padre nobile, non potevi avere anche una terza figura di esecutore e quindi quel modello lì non poteva funzionare. Però è un adattamento possibile, cioè uno può dire che ci sono dei vice segretari che fanno funzioni di carattere organizzativo, mentre invece mi pare che sarebbe rinunciare non a un dettaglio, ma proprio ad una parte della concezione del PD, quella di superare l'idea che il leader coincide col candidato alla premiership, per la semplice ragione che siamo un partito che parla di italiani e che li vuole convincere che noi abbiamo una proposta di governo utile per il paese. Ovviamente voi segnatevi tutte le domande, perché immagino che poi ne abbiate tante. Uno dei temi che come dire, è anche all'ordine del giorno, ma è di una quotidianità perenne in questo paese, è quello dell'etica, quello della, qualcuno la chiama questione morale. Ci siamo detti anche da giurista, faccio sempre fatica a dare un valore alle norme del codice etico, perché in realtà è difficile capire il discrimine tra il valore giuridico di queste norme e un valore più che altro simbolico. Però alcune cose sono interessanti, per esempio le condizioni ostative alla candidatura dicono non può
candidarsi o ha l'obbligo di dimettersi chi si vede emesso un decreto che dispone il giudizio, una misura cautelare personale o una sentenza di condanna ancorché non definitiva. Ora, una domanda che faccio è questa: come si fa a capire fino a dove bisogna aspettare, attendere seneramente l'esito delle indagini della magistratura e fino a dove invece il codice etico può orientare l'azione di un amministratore per garantire due cose: l'indipendenza, che vuol dire anche trasparenza dei rapporti, penso per esempio rispetto a delle realtà economiche, delle realtà finanziarie, e l'altra l'indipendenza anche rispetto a segmenti contigui alla criminalità organizzata, perché anche qui Corrado Alvaro diceva, no, che la più grande disperazione che possa prendere una società è l'idea che essere conforme alla legge sia inutile. Ecco, tradurre questo in una norma di un codice etico, come può orientare l'azione di un amministratore affinché non si trovi in situazioni non vicine a indagini giudiziarie, ma neanche limitrofe, voglio dire, una specchiatezza, una trasparenza per cui oggi non bisogna solo essere puliti, ma anche apparire trasparenti, sobri. Penso alla sobrietà e penso per esempio alle spese folli, come dice qualcuno, cioè alle spese fatte per esempio all'interno degli organismi regionali, che dal punto di vista della legalità possono essere rendicontate e quindi legittime, però pongono un problema di opportunità politica. Allora, in sintesi, è come si fa a tradurre queste norme in un codice etico come criteri per orientare l'azione di un amministratore locale? Breve premessa: i testi, a mio avviso, te lo dico spassionatamente, cioè il codice etico, lo statuto, il manifesto dei lavori, dei valori, scusatemi, sono testi di qualità diversa e in alcune parti non sono soddisfacenti. In altre parti sapevamo già, quando sono stati approvati, che sarebbe stato utile fossero rivisti a un certo punto, perché anche lo statuto, per dire, nel quale personalmente continuo in larga parte a riconoscermi, ma era chiaro che proprio perché ha sperimentato una serie di cose che non erano state di strumenti, di istituti, che non erano stati utilizzati dai partiti precedenti, sapevamo già che a un certo punto avrebbe avuto bisogno di una revisione. Forse sarebbe stato utile ancora prima di adesso, però io penso che adesso sia un buon momento, perché tutto sommato alcuni conflitti su cui ci siamo confrontati un po' di tempo non sono del tutto risolti, ma non sono così acuti come lo sono stati negli ultimi anni. E invece quali sono le parti che secondo te andrebbero riviste dello statuto, che hanno bisogno di una manutenzione ordinaria? Allora, io stavo dicendo, ci mi sono focalizzato sull'argomento per tutti e due i documenti, codice etico e statuto, perché nella Commissione Nazionale di Garanzia, all'inizio del lavoro di questo nuovo mandato, ci siamo detti che avremmo potuto, all'atere dell'attività, diciamo così, giurisdizionale che ci tocca, nel senso di valutazione, esame delle questioni che sorgono per problemi, insomma, del partito, di provare a fare una revisione di questi testi, non perché noi abbiamo l'autorità di approvarli e nemmeno di fare formalmente le proposte, però lavorando quotidianamente con soprattutto lo statuto, ma anche con il codice etico, ci siamo fatti, possiamo farci l'idea di quali sono le parti che non sono state applicate colpevolmente, oppure non sono state applicate perché evidentemente non avevano tanto senso, o quelle che sono incomplete, che richiedono un perfezionamento, e oltre ad alcuni aspetti su cui sappiamo che esistono delle controversie, proprio delle visioni alternative. Allora, per fare un esempio, ci sono cose dello statuto che non sono mai state applicate, forse perché non avevano senso,
un esempio solo, nessuno lo sa, che esiste, forse molti non lo sanno, ma per esempio fu deciso che l'Assemblea Nazionale fosse composta non solo da persone elette in concorrenza con i candidati alla segreteria nazionale, ma anche in una certa quota contestualmente all'elezione degli organismi regionali, che era un modo per dare una concretezza all'idea del partito federale. Questa cosa non si è mai fatta, a mio avviso, perché non aveva molto senso, perché alla fine tu puoi anche fare un'altra elezione di una parte dei componenti dell'Assemblea Nazionale in un momento diverso, ma tanto gli allineamenti interni più o meno quelli sono, e peraltro hai l'effetto di alterare la maggioranza che ha scelto un certo indirizzo politico sulla base di competizioni che potrebbero essere random. No, ma è un esempio, è una cosa che sta nello statuto, non si è mai fatta. Un'altra cosa che sta nello statuto che non si è mai fatta è per esempio che annualmente le commissioni regionali di garanzia o provinciali dovrebbero inviare alla Commissione Nazionale di Garanzia un resoconto sull'attuazione del codice etico. Non è mai stato fatto. Io temo che non sia stato mai fatto, anche perché il codice etico presenta molti spunti interessanti, però è un documento un po' eterogeneo, dentro il quale ci sono cose che sono più da manifesto dei valori, sono principi generali, cose che si avvicinano ai contenuti propri di un codice etico, cioè norme che riguardano stili di comportamento che non ha senso normare con regole vincolanti, come si fa con le regole statutarie, che è la seconda componente, o anche cose che in realtà dovrebbero stare o addirittura già stanno nello statuto, come le incompatibilità. Chiudo questa premessa anche per dirvi, non è che noi della Commissione di Garanzia abbiamo il potere di fare le modifiche e nemmeno formalmente di proporre, cioè noi faremo questo lavoro istruttorio e poi consegneremo alla presidenza dell'assemblea delle ipotesi che, se la presidenza dell'assemblea vuole, può sottoporre alla valutazione di altri organismi o alla votazione dell'assemblea. Però siccome voi magari leggerete con qualche attenzione in questi documenti, se per caso aveste già nella discussione di oggi oppure in seguito delle cose precise da suggerire, la mia mail è, no, qualsiasi, ce ne ho tante, ma comunque salvatore.vassallo@unibob.it. Punto specifico, è una questione complicatissima, per affrontare la quale, cioè, sarebbe molto semplice dire è chiaro che la candidatura, le persone che si candidano a cariche istituzionali devono non solo garantire di non aver commesso, di non aver mantenuto comportamenti contrari alla legge, all'etica pubblica, eccetera, ma anche assicurare che non possono essere ricattati, che so, perché sono in difficoltà nel corso di un giudizio, o non possono gettare comunque indirettamente discredito sulle istituzioni. Ma ci sono due cose di cui però non si può non tener conto. Primo, che in uno Stato di diritto una persona deve essere ritenuta innocente fino a che non sia stata giudicata, condannata secondo tutti i gradi del giudizio. E allora in questo caso il modo per contemperare questi due principi può essere che, se tu sei stato condannato con una sentenza non definitiva, sei nella condizione di uno che probabilmente non è colpevole e che tuttavia può mettere a repentaglio la fiducia, la credibilità del partito, delle istituzioni, e quindi è meglio che per un giro stia fermo. Noi non possiamo però tenere conto, non possiamo non tener conto di un altro fattore su cui possiamo avere opinioni diverse, è che il grado di litigiosità giurisdizionale
del nostro paese è elevatissimo, cioè la propensione della gente a far cause, anche per via della numerosa presenza dei quasi colleghi di Marco, cioè dei avvocati, è l'elevata propensione della magistratura in diversi settori ad intervenire con una certa disinvoltura. Questo secondo me si può dire senza temere di essere accusati di berlusconismo, fa sì che ci siano circostanze nelle quali effettivamente c'è un contrasto fortissimo tra la tutela di questi valori e il riconoscimento del diritto delle persone a svolgere la loro attività politica, il loro diritto a partecipare, a candidarsi. Per dire, non lo faccio per difendere il governo Renzi, lo direi per qualsiasi altra persona che stesse in quelle condizioni. Non conosco tutti e quattro i casi, però per esempio quello dell'ex presidente della regione o della Barraccio, no? E noi sappiamo che quello della Barraccio è una questione delicatissima in cui ci sono tante cose, però così come è stata indagata la Barraccio sono state indagate migliaia di consiglieri regionali, perché magari questo è un tema in se stesso che meriterebbe un approfondimento, perché per anni è stata nell'ambito dei consigli dei gruppi regionali considerata socialmente accettabile una certa pratica, un modo di usare i soldi, dentro il quale sono capitate cose molto diverse. Ora, la pratica socialmente accettata era: i soldi dati ai gruppi dei consigli regionali sono soldi dati per l'attività politica, in senso lato, con la clausola che valeva, che è valsa nella politica italiana purtroppo per quasi tutta questa materia, i soldi dati per la politica non devono essere sottoposti al vaglio di un'autorità terza che giudica se la spesa è propriamente politica oppure no. Vi assicuro che questo principio è rimasto codificato nella nostra legislazione sul finanziamento pubblico per un bel po' e difeso fino ad anni recentissimi anche da alcuni di noi, sulla base del principio esplicitato anche in Parlamento. Ma volete mica che poi un giudice si metta a disquisire se i soldi che ho speso per il convegno sono per politica oppure no? Che ha una sua ragionevolezza data la premessa precedente, però non è ragionabile, a mio avviso non è accettabile. Sta di fatto che per un lungo periodo di tempo i soldi dati ai consigli regionali erano soldi per la politica in senso lato, con la clausola: siamo noi giudici di che cosa sia politico oppure no. E dentro quello c'è stato di tutto: c'è stato l'acquisto dello spumante, di tutte le amenità che i giornali naturalmente gonfiano, cioè riportano con enfasi comprensibile dal loro punto di vista, o persone che hanno fatto delle spese ragionevolmente connesse con l'attività politica. Ora, è possibile pensare che il fatto che una persona abbia in un certo periodo fatto delle cose che erano ragionevoli, tutto sommato raccontabili, perché si ritrova in questo calderone, abbia perso i suoi diritti politici? Quindi io credo che bisogna essere molto rigorosi, tenendo conto che la situazione nella quale ci troviamo ci induce a volte a fare anche delle valutazioni di merito, caso per caso. Per cui è giusto che una cosa del genere stia nel codice etico, per esempio, e non stia nello statuto, perché ci sono regole sui comportamenti che non sono rigidamente codificabili, perché ci sono comportamenti che poi si dimostrano essere insostenibili, raccontabili, anche se non sono penalmente perseguibili, e ce ne sono altri che invece si infilano in procedure che hanno un risvolto anche giudiziario e che però nella sostanza noi dobbiamo riconoscere per quello che sono, per garantire il diritto sacrosanto delle persone all'esercizio dei loro diritti politici. Allora, io avrei un sacco di altre domande da fare, però
è una cosa che faremo anche durante tutte le lezioni di Lampo, cioè lascerei la parola proprio a voi, perché la cosa più utile è proprio un dialogo, un'interazione tra di voi. Quindi chi vuole partire a rompere il ghiaccio con qualche domanda? Se non sapete che devo obbligarvi, cioè come con il dito, no. Vai, vai. L'unica cosa che non mi trovo propriamente d'accordo nel suo discorso è che ad un certo punto ha detto che rappresenta la società com'è il Partito Democratico e non si propone di trasformarla. Sicuramente non si propone di trasformarla in senso comunista, però non sono così tanto d'accordo, cioè nel senso, secondo me non dobbiamo proporci di cavalcare ciò che è la società, ma migliorarla perlomeno. Semplicemente questa è un'osservazione che ho sentito di fare. Perfetto, grazie Caterina, per aver rotto il ghiaccio. Qualcuno vuole, così ne raccogliamo un paio, della possibilità poi. Vai. Una domanda che è più un problema locale, di provincia che vivo. Il partito nuovo, nuove cose, ma alla fine quando ci si trova la base ha 60, 70, 80 anni, ma è la base forte. Quando si fanno le primarie c'è più gente di 90 anni che vota che 18 anni. Come possiamo portare il partito nuovo, con anche nuovi valori che si discostano dal passato, a torto o ragione, perché alcuni valori secondo me sono imprescindibili, come si fa a portare nuove persone a partecipare realmente e non dando un voto di primarie una volta l'anno, e come si fa a rendere attive queste persone oltre che i sessantenni, settantenni, ottantenni che sono stra partecipi? Il problema che ti trovi tante persone magari durante una festa dell'Unità, una festa del Partito Democratico, e dici fra 20 anni come faremo? Anche meno. Qualche altra domanda, così facciamo un trittico. Vai, via. Allora, io avevo un po' di considerazione, in realtà non mi sento bene attorno. Allora, collegandomi anche al discorso che stava facendo lui, io sono molto convinta del fatto che il Partito Democratico sia in certo senso una sorta di necessità storica che abbiamo, no? Però mi chiedo come le persone che erano, o comunque i soggetti che fino all'altro ieri erano sparsi nelle varie correnti dell'ADC, piuttosto che siano riusciti, e se ci siano riusciti, perché ad esempio l'esperienza dell'Ulivo, le volte che siamo andati al governo con l'Ulivo, in realtà abbiamo fallito per delle divergenze che erano più interne che per effetto del cambio, diciamo, dei nostri nemici, tra virgolette, politici. Com'è possibile che siano riusciti a superare le logiche che fino al giorno prima li tenevano divisi in, nei diversi gruppi, sostanzialmente? E come questo poi incide anche sulla difficoltà di trovare una linea che sia da comune, perché anche sulla considerazione della necessità di avere segretario e capo del governo, comunque candidato alla presidenza del Consiglio, sono molto d'accordo su questo. Però com'è possibile, adesso leggevo prima di arrivare qua, che sulla questione abbastanza spinosa, che è quella delle quote di genere sulla legge elettorale, ANSA, il Partito Democratico, lascia libertà di coscienza. Cioè, è qualcosa di abbattere, questo una su tutte, ma come facciamo a trovare poi una linea politica che sia credibile e superare le divergenze che secondo me in molti casi ancora permangono, perché non tutti sono nativi democratici, secondo me. Poi un'altra considerazione che volevo fare è sulla domanda rispetto ad elettori iscritti dello statuto. Abbiamo detto che l'idea è quella di interloquire con la nostra base in senso sia di iscritto che di elettore. E non è che abbiamo forse allora un problema di dialogo, secondo me, perché spesso le decisioni che vengono prese non è che siano proprio comprensibilissime ai nostri elettori, e l'emorragia di molti elettori verso il Movimento 5 Stelle, di una parte dei nostri elettori, secondo me è un po' un sintomo che il dialogo non è proprio funzionale, a volte neanche con gli iscritti, però
e qui un suggerimento sulla revisione dello statuto. Ci sono molte cose sicuramente che andrebbero riviste, altre che secondo me andrebbero attuate, una su tutte, quella del referendum per esempio, che potrebbe aiutare in questo senso. Bene, prima di lasciarti rispondere a dritti con le domande, volevo aggiungere alcuni dati alla considerazione che facevo lui, che così abbiamo dei dati anche sui quali lavorare. Prendo la parte regionale, che così non... su circa 90.000 iscritti abbiamo il 45% donne, la quota dei giovani under 30 è il 3,3%, la quota tra degli over 60, quindi quella che dicevi tu, è il 67,3%, di cui il 20% è over 80. No, giusto per dare concretezza in qualche dato che quindi c'è ben presente, però perdonatemi se devo lasciare. Intanto ringrazio Salvatore, vi esorto a continuare appena avrà finito questo trittico di domande a farne delle altre, poi anche a liberarlo, perché poverino lo lasciamo libero. Direi che verso le 20:45 magari questo è disponibilità, loro rimangono più. Una domanda, secondo me domande ne hanno tante. Ma dunque, è chiaro che sono d'accordo, possiamo dare tu, Caterina, non vuol dire che il PD è una specie di spugna che prende qualsiasi cosa arrivi nella società italiana, e ci sono tante cose che dobbiamo cambiare, però un conto è avere l'idea che noi dobbiamo trasferire le aspettative delle persone, trasformarle in politiche pubbliche che mettono la società italiana su strade più proficue, no? Quindi è chiaro che noi come partito abbiamo anche una responsabilità di filtrare le aspettative della società, non è che siamo un puro rispecchiamento di cose che peraltro nella società italiana, come in tutte le società, sono presenti in maniera confusa. Se non ha questa responsabilità la politica e non l'hanno i partiti, non si sa a cosa servono, cioè servono per capire che esistono dei problemi che possono essere risolti con gli strumenti della politica, cioè delle istituzioni, delle decisioni pubbliche, e accumulano visioni, conoscenze, idee che nella società naturalmente ci sono anche, ma sono disperse, e quindi trasformano aspettative più o meno vaghe in progetti. E questo è chiaro che non vuol dire semplicemente prendere quello che c'è, vuol dire svolgere una funzione di filtro, di anche creativa, di progetto. Però è chiaro che alcuni partiti della Prima Repubblica erano stati concepiti con l'idea di dover vivere in una società in un certo senso ostile, quindi per dire, l'idea che gli iscritti, cioè l'idea che esiste, diciamocelo francamente, tra alcuni iscritti di lunga data, che gli iscritti, che anche solo perché uno si iscriva in un certo senso deve dimostrare preventivamente di aderire ad una visione, di superare un filtro di adeguatezza, moralità, eccetera, è completamente comprensibile in una visione di un partito che pensava di vivere in un contesto ostile che andava completamente cambiato. Penso che per fortuna, non solo perché è cambiata l'idea del partito, ma perché è cambiata la società, è migliorata, non esistono quei conflitti anche sociali che c'erano negli anni 40, 50, da cui era stata ereditata una certa idea del partito che si è anche sedimentata nella testa di molti anziani militanti, no? Verso i quali va tutto l'affetto di ciascuno di noi per il grande lavoro che fanno, però è ovvio che hanno una visione di che cos'è il partito, di che cos'è la sezione, di come vanno selezionate le persone che si avvicinano alla sezione, costruita in un'epoca un po' diversa, e oggi quel problema non c'è, noi possiamo vivere con una certa serenità, anzi forse, e tante volte dobbiamo prendere atto che fuori
dal PD ci sono pezzi di società molto più vivi di quelli che stanno dentro, no? Quindi figurarsi se abbiamo il problema di creare il filtro, abbiamo il problema di attrarre cose vive che stanno fuori. E i dati, quello che si diceva, sono la dimostrazione di dove saremmo andati a finire se ci fossimo convinti che bastavano gli iscritti, perché io francamente alla teoria che gli iscritti non ci sono perché si sa che non conta essere iscritti, tanto vale venire alle primarie, non ci credo, cioè vorrei trovarlo uno, perché quelli che si iscrivono solo per votare sono gli iscritti di cui forse sarebbe meglio fare a meno, e la DC era un partito fatto così, in cui aveva molti tesserati, anzi più tessere che tesserati, che venivano alla luce perché la tessera serviva per eleggere gli organismi. Di quel genere di iscritti lì io francamente ne faccio tranquillamente a meno, e non credo che quelli che non si sono iscritti dal 2008 al 2013 lo abbiano fatto per il calo drastico che noi abbiamo avuto nelle iscrizioni tra il 2008 e il 2013, c'è stato perché in Emilia Romagna c'era qualcuno che non voleva iscriversi perché non gli facevano la legge del segretario nazionale. Credo che siano altri i motivi per cui la gente si iscrive o non si iscrive a un partito. Il grado di entusiasmo che i dirigenti, i leader riescono a creare intorno al marchio, cioè proprio così, lo dico volutamente con un lessico che può essere, cioè il fatto che al marchio siano associati dei valori positivi, che non è solo marketing, cioè se uno fa delle cose, riesce a comunicarle in maniera contagiosa, fa attribuire alle persone un significato positivo ad una certa idea, al partito, anche al suo marchio, e c'è più gente che viene, che probabilmente si avvicina. Io la ricetta da quel punto di vista non ce l'ho, infatti l'ho detto all'inizio, però quello è il nostro vero problema, non rialzare i confini, fare in modo che alcuni di quelli che sono arrivati al PD grazie al fatto che abbiamo abbassato